La legalità, oggi ci saranno diversi importanti incontri, cerimonie, proprio per ricordare, per la memoria. Gabriele, buongiorno. Buongiorno Marzia, ai tuoi ospiti e agli telespettatori. Noi in questo momento ci troviamo in uno piazzo vicino al carcere del Lucerdone. Vedete, questo è un pubblico fatto quasi interamente di studenti. Questa è parte dell'impegno molto ampio che la RAI sta producendo in questa giornata. Questa è una trasmissione che sta andando in onda in diretta su Rai 1. Qua vedete, vi voglio mostrare le sbarre. Questo è il retro dell'aula Bunker, dove si è celebrato il primo maxi processo, quello istruito in grandissima parte da Falcone e Borsellino. Oggi giornata piena di manifestazioni per coltivare la memoria. Questa è una parte. In questo momento mancano le autorità perché si trovano a Palazzo Jung, dove iniziano idealmente i lavori per la creazione di un museo della lotta alla mafia, un progetto della Fondazione Falcone per non dimenticare. Un museo sulla strage del 23 maggio invece sorgerà a Capaci, nella vecchia stazione ferroviaria. Il programma di oggi proseguirà nel primo pomeriggio con una marcia di giovani diretti all'albero Falcone, dove alle 17.58, il momento dell'esplosione in cui perse la vita Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta, verranno letti i nomi di tutte le vittime. Quest'anno la Fondazione Falcone ha voluto dedicare alle vittime del 92 e del 93 questa giornata del 23 maggio. Una giornata che è iniziata questa mattina quando poco prima delle 10 il ministro dell'interno Matteo Piantedosi si è recato a deporre una corona alla stele che ricorda il sacrificio di Capaci del 23 maggio 92. Sentiamo le sue parole. Grande onore per me da ministro dell'interno partecipare quest'anno a questa significativa ricorrenza, celebrazione in un anno importante per i risultati importanti conseguiti e che si rinnovano anche oggi. Anche oggi un importante iniziativa di polizia giudiziaria, dell'autorità giudiziaria, che dà un duro colpo alla mafia, quindi per me ha un grande significato oggi essere qui. Grazie. La lotta non è ancora finita, ministro? No, la lotta non è finita, finirà quando finirà la mafia, siccome la mafia, come disse qualcuno, è un fenomeno umano, quindi è destinata a finire, ma fin tanto che sarà ancora attiva, fino all'ultima goccia di sudore, produrremo ogni sforzo possibile. Sì, citava Giovanni Falcone, il ministro dell'interno. Vedete, una parte del pubblico di questa mattina è fatto da dei baby sindaci, sono 80 ragazzi che arrivano un po' da tutta la regione. Questo è l'abbraccio ideale fra presente e futuro per parlare di legalità. E noi in questi giorni abbiamo fatto un piccolo viaggio per raccontare Palermo e la sua provincia 31 anni dopo la strage di Capaci. Un viaggio che inizia allo Zen, prosegue allo Sperone e si conclude a Corleone. Vediamo. Lo Zen è un quartiere difficile di Palermo, piazza di spaccio e laboratorio di antimafia. Il degrado di 30 anni fa è rimasto anche davanti alla scuola intitolata Falcone. Qui hanno arrestato la preside paladina della legalità, Daniela Loverde, accusata di rubare assieme al vicepreside tablet, TV e perfino il cibo, come documentato dai carabinieri. Un colpo durissimo per le mamme degli studenti. Loro si fidavano della scuola, della dirigente scolastica, si sono sentite tradite. Un'antimafia che si combatte in scuole di frontiera come allo Sperone, altra piazza di spaccio. Qui entrano, rubano e lasciano pipe per il crack nelle aule. La preside, che in 10 anni ha portato l'evasione scolastica dal 27 al 2%, ci spiega il perché del degrado. Il quartiere non ha servizi, non ci sono assistenti sociali, non c'è un presidio medico, non c'è un asilo nido in un quartiere che ha più di 3.000 bambini nella fascia 0-3 anni.
Finiamo il viaggio a Corleone, dove è tornato a fine pena il figlio di Totò Riina, Giuseppe Salvatore detto Salvuccio, che ha chiesto e ottenuto la residenza, ma giunta e consiglio lo hanno dichiarato all'unanimità non gradito, perché mai dissociato dalla mafia. Noi ci muoviamo verso il consolidamento degli spazi di libertà, di cultura e di legalità, e arriva Riina, che invece pensa a una Corleone che immagina ancora sua. Riina Junior si è trasferito a casa della madre, Ninetta Bagarella, a cui proviamo a chiedere un commento.